Giornata di festa oggi a Fano, nello specifico al campo da rugby in via Tommassoni, dove si sono ritrovati 615 giovani dai 4 ai 14 anni ed un centinaio tra educatori, insegnanti e animatori per il Jump Day, evento promosso per tutti gli iscritti ai centri estivi sportivi organizzati da ASI Pesaro, Sport Fly e Cooperativa Polis. Raggruppiamo un po' tutti i nostri centri dove poi i bambini da un centro all'altro si sfidano tra di loro nei diversi sport. All'ondata energetica dei ragazzi si sono uniti anche il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore allo sport Caterina Del Bianco, a dimostrazione della vicinanza che da sempre ha l'amministrazione nei confronti di questa attività che ogni anno è punto di riferimento per migliaia di famiglie. Jump permette alle famiglie di avere un servizio che continua dopo la scuola. In estate i bambini, i ragazzi hanno modo di ritrovarsi, di giocare, di fare anche sport, perché c'è una grande attenzione anche allo sport, e di fare un servizio anche educativo. I centri Jump vantano di 12 sedi dislocati nei quartieri di Fano, ma anche diversi in provincia. Abbiamo dei centri all'interno di Pesaro, quindi nella zona di Valle Foglia, siamo con 3 centri, poi siamo Fossombrone e Sterpeti, e nella zona sud di Fano, quindi comprendiamo i centri di Marotta, Senigallia e Monteporzio. La mattinata poi ha visto i bambini impegnati in percorsi motori, giochi di abilità e tornei sportivi e tante novità. È l'attività outdoor education, che è un'attività di ripresa delle attività all'aria aperta, dove i bambini esplorano l'ambiente esterno principalmente e fanno diverse attività, tra cui l'attività di mountain bike, l'attività di arrampicata qui al centro Trave, e poi faremo attività lungo il fiume Metauro, e in più andremo a fare delle attività nei vari centri dove il bambino riscopre il contatto proprio con la natura stessa. Fateci sentire la voce.